In che modo questa scoperta può aiutare la ricerca per curare il coronavirus? Allora, sempre quando si scoprono virus nuovi, il materiale di partenza iniziale cruciale è il virus, perché avere a disposizione il virus e avere a disposizione un sistema di crescita, di coltivazione in vitro, ci dà uno strumento per mettere a punto, per perfezionare l'attuale diagnosi che è molecolare, per perfezionare e mettere in piedi i test sierologici che ancora non ci sono, test sierologici che vuol dire la ricerca degli anticorpi, quindi la risposta delle persone all'infezione anche in termini di risposta neutralizzante, ovvero sia protettiva, capace di inattivare il virus. E poi avere a disposizione il virus in un sistema di coltura ci permette di provare farmaci in vitro, di avere grandi quantità di virus che può servire per la messa a punto di un vaccino, oppure di antigeni, di preparazioni che poi servono alla diagnostica. E infine avere a disposizione il sistema di coltura permette di fare studi di patogenesi, ovvero studi di capire i meccanismi di replicazione, i meccanismi molecolari, i rapporti tra il virus e la cellula ospite, che possono essere il bersaglio delle strategie terapeutiche e ci permettono di capire come mai succede che questa, la replicazione del virus innesca nella persona la malattia. Dottoressa, è corretto dire che a questo punto sarà più semplice trovare il vaccino per il coronavirus? Direi di sì, la coltivazione del virus è un passo fondamentale per qualsiasi allestimento credibile di presidi e di nuove strategie. Dottoressa, partivamo... a prescindere dai tempi del vaccino, il passo di oggi serve anche, può essere utile anche a curare le persone? Sicuramente avere a disposizione il virus è partire da una buona base per fare tutto quello che serve dopo. Fino adesso, fino a pochi giorni fa, erano disponibili i dati di sequenza del virus che avevano pubblicato i cinesi, che non hanno fatto uscire il virus, sicuramente l'hanno isolato, ma non lo hanno distribuito. Invece, e quindi i dati e la diagnostica messa a punto, come si dice, in silico, ovvero sia su dati teorici, sul disegno del genoma del virus. Hanno funzionato bene, sono stati disegnati dei controlli, perché qualsiasi test ha bisogno di controlli positivi, quindi è stato disegnato sempre in silico un controllo. I test hanno funzionato, però adesso possiamo avere il vero controllo, cioè il virus.